lo so. Che dovevo fa'? Aspetta, non mi viene in mente. Fantacalcio! Fantacazzo! Sì. Scusate le parolacce, le bestemmie, le cose zozze che diciamo sempre. Perché nell'ultimo video dei consigli del Fantacalcio abbiamo fatto indovinare un sacco dei marcatori, un sacco dei giocatori che hanno preso Beivo. Ma che stai a fare? Mi sto sistemando. Ma c'hai le piattole? No, mi sto solo sistemando la barba. Zitto, vogliamo consigliare anche per la giornata. Che giornata è questa? 27, 36, 25, 25. 25esima giornata di Serie A. Consigli di Fantacalcio, diamo il via alla sigla. Dai. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua. Ben ritrovati. Che cazzo stai a fa'? Che te fa male? No, scusa. Mi sono bloccato. Ciao. Bella a tutti, ragazzi. Dal Gabone. Ben ritrovati. Siamo tornati con questo nuovo video. Ovviamente facciamo i pronostici delle, come si può dire, dei fantacalci. Sì, cose strane. Diamo i consigli sul fantacalcio. Quindi chi schierare e chi non schierare. Mamma mia, oggi mi piace tre parole. Non sembra di che sbaglia. Vai. Allora, comincio. Le partite ce l'abbiamo in ordine alfabetico, quindi come sempre in ordine sparso, ma voi me ne frega niente perché tanto dovete mettere le formazioni prima che comincia la prima partita. Esatto. Comincia che è Atalanta Scrotone. Sì, Atalanta Scrotone, perché come abbiamo detto in ordine alfabetico. Sì. Allora, consigliamo ovviamente Berisha in porta. Consigliamo, non mi stai a fare niente. Ecco, ce l'abbiamo qua. Allora, Berisha in porta contro il Crotone. Beh, sì. Vabbè, Cordas direi proprio da no, insomma. No, se proprio dobbiamo scegliere tra i due, ovviamente Berisha. Ma il discorso è sempre quello: se c'avete Buffon, molti prendono comunque un portiere affidabile. Ovviamente. Andate su quelli dei top team, perché sta settimana giocano tutti con squadrette. Mm-mm. Quindi, ragazzi miei, insomma, che ne so, andate su un Handanovic, andate su altri tipi dei giocatori, se c'è niente di meglio, Berisha non è assolutamente male. Detto questo, ragazzi, dell'Atalanta, quello che ci avete schieratelo, perché comunque giocano tutti bene. Papu Gomez, Petagna non è che segna tantissimo, però fa giocare bene. Fa giocare bene la squadra. Fa un sacco di sponde, fa un sacco di assist. Caldara, che sì, se gioca titolare, se Kurtic parte dalla panchina pure, come fa ultimamente, lasciatelo perdere. Io vi dico sempre che è meglio far giocare un giocatore meno forte che parte dall'inizio piuttosto uno che parte dalla panchina, perché secondo me è meglio. Detto anche perché potrebbe non entrare. Detto questo, Crotone, se ci avete qualcuno, Falcinelli perché è l'unico che segna. Trotta lì per lì potrebbe segnare, ma ragazzi, un difensore vi consiglio Ferrari, che mi sembra quello un po' messo meglio sotto il profilo delle prestazioni, però preferite sempre altri tipi di giocatori. Se un Ferrari altro, se l'avete comprato sicuramente al quinto difensore, forse anche il sesto. Esatto Va bene, a centrocampo non consiglierei proprio nessuno. No, c'è Capezzoli volendo. Capezzoli. I Capezzoli sono belli, ma Capezzi non lo consiglio. Vai avanti. Bologna Inter. Ecco, ma qua sono problemi. Perché no? Sto vedendo la formazione del Bologna. Del Monopoli. Stavo leggendo la formazione del Bologna e avevo letto Vagi invece che Nagi. Ah, Vagi. Quindi mi ha destabilizzato proprio i sentimenti. Quando pensi alla vagina. Va bene così. Allora, facciamola semplice. Handanovic sicuramente. Per quanto riguarda il Bologna, Gemaili è una sicurezza perché segna sempre. A suo giro non so se segna, ragazzi miei, ma come rincalzo, comunque come numero a centrocampo, potrebbe fare la differenza. Destro lo porta da valutare, quindi allora lasciate perdere. Lasciatelo stare. Per quanto riguarda l'Inter, potrebbe segnare da ex, perché destro ricordiamo che era primavera Inter, giocava con Balotelli alla primavera dell'Inter, quindi potrebbe purgare. Però se non parte titolare, lasciate sta. Ragazzi, rischiate Eder, perché secondo me potrebbe fare ancora un altro gol. Rientra Icardi, Perisic, Icardi non gioca. Puntate su Candreva, su Mario, Perisic, ma anche e soprattutto su Gagliardini, perché secondo noi è il giocatore più importante dell'Inter. La rinascita dell'Inter passa tutta dai piedi, anche da Gagliardini. De Gagliardini, no, anche da quando è arrivato, ha fatto solo che bene. Vai avanti. Chievo Napoli. Ci abbiamo, vabbè, io direi subito Mertens, ovviamente, assolutamente, ma anche Hamsik, come sempre ve lo straconsigliamo. Koulibaly, difensore centrale, perché è tornato finalmente dalla porca d'Africa, Coppa d'Africa. Ma, e vi diciamo ma, ti è sompato tutto il Gesù Cristino. Sì, intanto refrescia. Ragazzi, inglese. Perché? Sì, perché ha fatto una tripletta, ha sbagliato rigore nell'ultimo match, quello che vi pare. Ma comunque, ragazzi, sta segnando parecchio. Non vorrei che facesse un gol anche in questo caso. Quindi rischiatelo se ce l'avete. Sì. Il discorso non cambia mai. C'avete Mertens, c'avete Belotti e c'avete, che ne so,
Iago Falche, mettete loro, lasciate perdere Inglese, se no schiaffatelo. Consiglierei pure Dainelli e Gamberini, che sono vecchi come la morte praticamente. Sì, però... ma contro l'attacco del Napoli sono un po' lenti, secondo me è meglio non rischiare. Sì, oddio, forse no, forse hai ragione, no scusate, non lasciate avevo pensato a questa perde, cosa. Lasciate perdere, vai avanti allora. Che è meglio, va. Empoli Lazio, Empoli Lazio. Ecco, qua consiglierei Skorupski. Potrei consigliare Skorupski perché se di fa solito... la partita come contro la Roma che comincia a fare miracoli. Capito? Sì, esatto. Ma se fa 10 miracoli e prende 5 gol dalla Lazio, che a livello offensivo sta veramente pisellata, lasciate perdere. A quel punto è meglio Stracoscia. Stracoscia. Perché Marchetti non gioca, non dovrebbe giocare. Marchetti. Detto questo, sbizzarritevi con l'attacco, perché Immobile, Felipe Anderson, Keita Balde e c'è sta Milinkovic Savic, che secondo me è una sicurezza. Biglia, che comunque è rigorista e fa sempre belle prestazioni, però l'ho lasciato perdere perché ha fatto 4 gol 2 giornate fa, non gli fa più per 10 giornate. Esatto. No, scherziamo, potrebbe fare un gol, se ce l'avete schiaffatelo pure, perché comunque gioca contro l'Empoli. Empoli che però potrebbe schierare il Kadri, che potrebbe sempre... che se potrebbe rischiare, perché secondo me è un ottimo trequartista, ultimamente molto sottovalutato, perché è andato di qua, è andato di là e faceva la panchina al Napoli e poi... e quindi insomma... L'unica cosa poi, Michelizzi ce lo riporta in panchina, quindi non vi consiglio di schierarlo. No, assolutamente no. Andrei avanti a Juventus Palermo, perché qua ci stanno i consigli migliori. Juventus Palermo, ragazzi, e Dybala, secondo me. Cioè, secondo me il principio quando si parla di Juventus è molto semplice. Buffon, se ci avete un giocatore della mettetelo. Juventus, schieratelo. Qualsiasi esso sia, schieratelo. Deve giocare a titolare, ovviamente, uno degli 11 titolari. Ovviamente non parliamo tipo delle Minà, cioè di quelli che fanno un po' di panchina. Assolutamente no, però per il Palermo vogliamo strappare una mutanda in favore di Nestorovski invece che spezzare una lancia? Sì. Spezziamo una mutanda a favore di Nestorovski perché comunque... non si sa mai, ragazzi miei. Potrebbe uscire un'azione fatta bene, un cross, un colpo di testa. Se ci avete, che ne so, Inglese, Pucciarelli, perché ci sta chi c'ha l'attacco dei Pippe e se compra tutti i centrocampisti forti che segnano tanto, difensori e portieri. Potrebbe essere. Ci sta il contrario mio, perché io compro solo attaccanti. Però se ci avete attaccanti de merda nel senso rispetto a un Higuain, certo. Ok. Ragazzi, io lo rischierei perché è l'unico che può fare veramente qualcosa. Nestorovski potrebbe veramente appizzarlo. Sì. Senti, avanti. Io consiglierei pure Embalo, perché se gli parte l'Embalo sì, no, sta scherzando. Va bene così. Milan-Fiorentina. Questa è una bella partita, sicuramente equilibrata. Donnarumma in porta, lo consiglio, anche se la Fiorentina comunque è una grande squadra. E Kalinic e Borja Valero. Babacar dovrebbe partire dalla panchina, dovrebbe giocare Ilicic e Kalinic e Borja Valero. Però ragazzi, fate a giro, fate voi, vi consigliamo uno di questi. Vi consigliamo anche De Ulofeu, perché comunque dimostra di essere un buon giocatore. Suso, perché nell'ultimo turno ha segnato, ma comunque non tradisce mai. Ocampos dovrebbe partire titolare al posto de Bacca, attaccante centrale. Così dicono. Ma ragazzi miei, se parte Bacca titolare, preferiteglielo. Se dovesse giocare Ocampos, io una possibilità gliela darei, perché qualcosa la potrebbe far vedere. E sì, assolutamente va sì. Va bene. Sanchez difensore centrale, lasciatelo perdere, perché contro la Roma ha fatto un macello. Non vorrei che fa macelli. Chiesa sicuramente. Chiesa è sempre consigliato. Bernardeschi non gioca, mi dispiace per chi ce l'ha. Potete anche rischiare Astori, perché comunque è un ottimo difensore centrale, rivelazione della Fiorentina di quest'anno. Vai avanti. Paletta, siete Paletta. Paletta, sì. L'ultima volta che hai detto hanno cacciato. Hai detto Paletta e Kučka, brrr, morti. Va bene. Pescara-Genoa, ragazzi. Pescara-Genoa. Pescara, ecco. Allora io Pescara, a sto giro ti dico Pescara nessuno. Forse Caprari se tira un rigore, perché a sto giro deve segnare, se no gli emena i tifosi. 14 quest'anno. Sì, ho capito, a sto giro deve segnare. Dici, quindi, qualcuno lo dovrà segnare prima o poi. O noi lo fanno tirare più come fanno con Dzeko, che dice lascia perdere. Bizzarri, non venisse in mente di schierarlo in porta. La Madonna. E la Manna. Se dovessi scegliere tra i due, assolutamente la Manna. La Manna potrebbe essere un ottimo portiere. Nell'ultima partita ha fatto pietà. E fu così che Bizzarri fece i miracoli. E la Manna prese 6 no, sei reti. Non ci credo, dai, che cazzo. Va bene così, Burdisso è una garanzia. Muñoz potrebbe fare qualche gol, perché ogni tanto qualche golletto lo tira fuori, che hai detto? Ah, Giosimeone. Cioè Banana Gio. Va bene. E Palladino no, Pandev no, perché dovrebbe giocare a titolare. L'Axalt e Ilemark, perché no, ragazzi? Certo. Ilemark ha segnato all'esordio. Oggi non c'è più a parlare, come sempre. Insomma. Quando mai? Va bene. E l'Axalt, però, insomma, L'Axalt, fa sempre, ragazzi, delle grandi prestazioni. Mi piace veramente tanto come giocatore. Vai avanti. Ci abbiamo Roma-Torino, ragazzi. Allora, qua dobbiamo fare un. Spazio. Così se di tipo super cazzo, hai capito che volevo dire? No, non ho capito. Manco io. Vabbè, comunque sia, ve consiglio io. Tu lascia perdere che sei buono. Allora, Belotti.
Ljajic, Jakov Valke, ma soprattutto vi consiglio i Turbe, perché secondo me i Turbe la butta dentro. Lo butteranno dentro all'85esimo. 0-0, i Turbe una pippa del cazzo, o meglio è diventata una pippa perché per me era un fenomeno. Farà gol contro la Roma, esulterà e ci farà perdere i mortacci della zia, della madre, della nonna. Se ci stai guardando sei un testa di merda. Vai. Se ci avete in difesa Manolas, Fazio e Rudiger, uno dei tre schieratelo. Assolutamente, assolutamente sì. Ma Salah, Nainggolan e Dzeko. Salah, Nainggolan e Dzeko, ragazzi. Nainggolan, lo ripetiamo, è l'oracolo del fantacalcio per eccellenza. Belotti, Jakov Falke, Ljajic, fate voi, sbizzarrite, perché tanto questa è una partita che si segnerà a profusione. Fu così che finì 0-0. Va merda. Bene così, basta che piano voti. Buoni voti. Ecco, sono rimaste due partite: Samp-Cagliari. Sì, sì. E consigliamo per la Sampdoria sempre Muriel, soprattutto. Ma anche Quagliarella, perché è arrivato il momento che fa un gol di rovesciata. Non li sta facendo più, questa cosa mi fa incazzare. Io schiererei Schick, però Schick parte sempre dalla panchina. Parte dalla panchina, ma quando entra segna sempre. Segna, se mi sta scappando a scureggia. Devo fare attenzione a come mi muovo. Sto scherzando, ovviamente, forse no. Detto questo, Rafael Laporta, no, assolutamente Viviano, no. Viviano a sto punto, sì, assolutamente. Due. E in per difesa... quanto riguarda il Cagliari, difesa assolutamente no. Isla, Taxidis, De Sena assolutamente no. Anche se De Sena Sau è capitano, mi sa che batte i rigori De Sena o li batte Borriello, non lo so. Sau e Borriello comunque, a Sau e Borriello sicuramente, ragazzi miei, rischiatelo perché può segnare. Questo nel frattempo rutta. Io direi di andare a risalire la banana che mi sono mangiato l'altro ieri. Ma che schifo. Concludiamo con Udinese-Sassuolo. Sì. Ecco, qua è una bella partita. Secondo me l'attacco del Sassuolo potrebbe rivelarsi. Lasciate perdere i portieri, perché questa è una partita. Potrebbe finire tanto a tanto, o poco a tanto, o tanto a poco, o 0-0. Però non si può capire mai. Berardi, Madri e Politano potrebbe, cioè, se una ce l'avete uno di tre, sicurezza, esatto. Mentre Terò e Duvan Zapata, ma preferite sempre Terò, perché sempre è quello Terò che segna di più. Fofana a centrocampo. Fofana, il mio centrocampista preferito, prende sempre 6,5, ragazzi miei. È una garanzia. Poi, per quanto riguarda il centrocampo, dovrebbe giocare Pellegrini, Aquilani, Duncan. No, Pellegrini forse. Ma guarda, non lo so, lo vedo leggermente in flessione. E fu così che fece tre gol. Esatto. E poi in difesa, vabbè, Cannavaro e Acerbi. Danilo sempre. Cannavaro, Acerbi e Danilo. Basta, finiscono qua i pronostici. Fantacalcio, consigli, quello consigli, che vi pare. I consigli. Prossimi consigli li faremo se arrivano almeno 700 like su questo video. Yes. Se non arrivano, ragazzi miei, lo ripetiamo sempre: diamo spazio alle serie più piaciute. Il tempo è limitato. Preferiamo dare alla gente, cioè a voi iscritti, le cose che vi piacciono di più. Quindi lasciate mi piace, ragazzi, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e vi salutiamo. Ecco, appunto.